Nuova esperienza con l'estero per studenti dell'Istituto Pacini di Pistoia. Il progetto, che mira ad offrire ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola superiore del capoluogo in occasione di scambio culturale ed anche di tipo linguistico, ha come partner una scuola danese della zona di Copenaghen. Per questo sono ospiti, di altrettante famiglie di studenti pistoiesi, circa 50 ragazzi del paese nord europeo. Per loro l'incontro con la cultura italiana nel programma visite anche a città come Firenze e Pisa, oltre che naturalmente Pistoia, dove sono stati accompagnati da coitanei. L'anno scorso, quando è iniziato questo scambio, eh, la ricaduta è stata abbastanza notevole in quanto i ragazzi si sono, eh, erano più, si sono stati più forti, più anche aperti a eh, conoscere nuove realtà. Eh, non solo nella lingua, ma anche ecco, nel mondo, e quindi eh, più anche stimolati a, a viaggiare, a andare in altri paesi e anche a ritornare eh, o a fare anche di nuovo questa esperienza eh, qui a Pistoia. Uno scambio che sarà ricambiato tra alcuni mesi da ragazzi pistoiesi che saranno a loro volta ospiti in Danimarca. Iniziativa che si inserisce nel piano formativo della scuola, così come altri progetti svolti all'estero. Noi crediamo molto negli scambi culturali. La nostra scuola ha nel proprio piano formativo diciamo molte, molte esperienze di questo tipo perché per noi sono uno strumento efficace sia dal punto di vista dell'apprendimento delle lingue ma soprattutto dell'apprendimento di culture altre e per esempio in questo periodo noi abbiamo dei gruppi di ragazzi che sono all'estero in particolare in Francia e in Germania a portare avanti le attività di PCTO in forma totalmente gratuita perché noi andiamo a, ad approfittare di tutti i bandi che l'Unione Europea ci mette a disposizione. Quindi sono a fare un'esperienza che poi varrà come PCTO e quindi eh, insomma sarà utile anche da questo punto di vista per i nostri ragazzi.